incontro tra regioni, province e comuni della pianura padana e il ministro per l'ambiente Orlando per discutere sulle azioni per migliorare la qualità dell'aria nel bacino padano. Questo perché l'aria del Veneto non possiamo gestirla da soli, ma dobbiamo guardare a quel bacino padano che ha una certa conformazione, che ha una certa situazione anche di concentrazione di impianti industriali, di quello che è appunto una rete di traffico pesante soprattutto che inquina, quindi un sistema che ha bisogno di coordinamento e è proprio per questo che abbiamo chiesto al Ministero di guardare insieme quelle che possono essere le azioni da mettere in atto. Siamo ancora al di sopra dei limiti di legge che la nostra comunità ci ha fissato e che da circa 10 anni stanno governando questa situazione. Sicuramente siamo tutti quanti in una stessa barca, una barca che riguarda tutto il nostro bacino padano, quindi dal Piemonte fino al Friuli e da Trento fino a Bologna, Emilia Romagna, tutta intera. Quindi si legge spesso in modo anche abbastanza simpatico Verona più inquinata di Padova o viceversa, Milano peggio di Torino, Bologna. Sono tutte cose che sono più a scopo giornalistico, perché bene o male le differenze appunto in questo bacino padano sono minime. L'accordo sarà ratificato tra 15 giorni. Oltre all'azione congiunta delle amministrazioni locali, prevede precisi impegni per lo Stato, come l'approvazione di un pacchetto di misure nazionali per la qualità dell'aria, che contenga misure specifiche per il bacino padano, alcune delle quali prioritarie e di breve termine. Un esempio, noi stiamo incentivando quella che è l'utilizzo della biomassa, soprattutto anche utilizzando la legna come combustibile. Vediamo che molto spesso, soprattutto nelle zone montane, questo ha un effetto contrario perché mette nell'aria molte quantità di polveri sottili. Questo incide in maniera notevole sull'inquinamento di quelle aree. Quindi bisogna mettere in atto un'incentivazione delle energie rinnovabili, guardando però alle nuove tecnologie.